Ancora una sconfitta immeritata per il Crotone in trasferta. Questa volta i rossoblù cedono per 1-0 al Libero Liberati contro la Ternana al termine di una gara dominata. Ma i pitagorici hanno dovuto fare i conti con la traversa e le parate di Ambrosi. Mister Drago effettua dei cambi rispetto al pari interno con il Bari. Dentro Maiello e De Giorgio, fuori Aramo e Torromino. Toscano invece propone l'ex Reggino Ragusa dal primo minuto. Il primo tempo è solo ed esclusivamente di marca ospite. Maiello scambia con Calil e ci prova di destro, ma il suo tentativo finisce fuori di poco. Al 18esimo assist di Maiello per Ciano, ma l'estremo difensore rossoverde dice no all'attaccante di Marcianise. I pitagorici giocano molto bene e vanno vicini al vantaggio con Gabbionetta, grande giocata del brasiliano che sfiora il palo alla destra dell'estremo difensore rossoverde. Sempre solo Crotone in campo e gli squali si rendono insidiosi con Calil che viene anticipato da Pisacane prima di calciare in porta. Nella ripresa Toscano, dopo appena 6 minuti, effettua un cambio, con Vitale che prende il posto di Fazio. Il primo pericolo della gara la Ternana lo crea al 53esimo, con Nolè, ma Concetti compie un grandissimo intervento. Drago esegue un doppio cambio, Eramo e Torromino prendono il posto di Maiello e De Giorgio. I padroni di casa nei secondi 45 minuti di gioco si risvegliano, ma il Crotone non concede nulla e sfiora ancora il gol con Gabbionetta, che colpisce la traversa. Sulla ribattuta Torromino impatta di testa, ma Ambrosi manda in angolo. Al 77esimo arriva la doccia fredda per Galardo e compagni. I rossoverdi al secondo tentativo di giornata passano in vantaggio con il tiro al volo di Diandà. Prima rete in campionato per il centrocampista del Burkina Faso. Gli squali cercano subito di reagire e arrivano alla conclusione con Torromino, ma la palla finisce al lato. Il signor Battista di Molfetta assegna 4 minuti di recupero. E al 93esimo è Addai a regalare l'ultima emozione dell'incontro, ma il risultato non cambia più.